Siamo qui al No a 3A di Milano, grande centro sportivo per quanto riguarda il calcio dilettantistico di base e anche nazionale, visto i grandi tornei che ne fanno parte, tra cui il famoso Annovazzi. Siamo qui con Fabio Sacco, che era il tecnico degli esordienti mister 2004, e oggi è qui in veste di coach training, si può dire, insomma, guida tecnica per i futuri allenatori di calcio e chi è anche in corso e sta approcciandosi a questo mondo, e quindi grazie a lei imparerà cose nuove, immagino, e accompagnato da Giovanni Stringhini, che è il direttore sportivo del Notre, sì. E che accompagna oggi questa guida tecnica di marca interista, visto il marchio che ha lì sul petto. Mister, quali sono le impressioni di oggi per questa seduta tecnica? L'allenamento che faremo oggi è stato studiato dal direttore Stringhini e ovviamente abbiamo aderito a questa iniziativa anche perché l'Enotria è uno dei nostri centri di formazione, quindi una delle nostre società di punta su cui si lavora per cercare di migliorare il livello tecnico sia degli allenatori che dei ragazzi. Quindi insieme a Giovanni abbiamo deciso di fare questo incontro, rivolto però a tutti gli allenatori e agli appassionati. Giovanni Stringhini, l'Enotria ospita questa seduta, quali sono anche per lei le impressioni della giornata? Ma le impressioni sono buone, abbiamo un legame molto stretto con Inter, essendo la nostra casa madre. È il primo di alcuni interventi che verranno fatti anche per altre categorie. Ne faremo uno a febbraio per i portieri, con Manuel Amoroso, sempre tecnico dell'Inter. Ne faremo uno a marzo, se non erro, per i piccoli amici, con Massimo Giuriola. Noi con Inter lavoriamo da anni, siamo legatissimi, oltre che alla società, alle persone Inter. E più cose facciamo con loro e più siamo contenti. Non per domanda. Dare un servizio agli allenatori, voglio dire, chi ha voglia di apprendere, chi ha voglia di imparare, chi ha voglia di seguire la passione che ha, penso che siano iniziative fondamentali. Siamo ancora con Sacco, quali sono i punti sui quali si svolgeranno questi incontri? Ma oggi parleremo della transizione nell'attività di base, quindi sembra un parolone da grandi, invece anche nei piccolini bisognerebbe iniziare a porre l'attenzione su questo aspetto, anche perché in ogni situazione di gioco i bambini passano da una fase all'altra del gioco e di conseguenza è un aspetto che va assolutamente allenato fin da queste giovani età. Cosa si aspetta a livello ricettivo da parte dei giovani allenatori? Ma sicuramente è un confronto, quindi quello che farò è proporre delle esercitazioni che sono quelle poi che facciamo con i nostri bambini, ma soprattutto parlare con loro dell'argomento, quindi con l'aiuto dei mister, dei bimbi delle Notre che oggi si presteranno per le nostre esercitazioni, mi staccherò e con loro poi parlerò del lavoro che vedono, con le loro impressioni, i loro dubbi e le loro proposte. Sportsmall.it, Mascavallaro, è tutto, grazie.